mentre raccoglievo pensieri mi è venuta anche una tentazione, dico la verità. Ho detto, ma se invece di andare a parlare mi fermassi qui alla Torre dei Funghi, ho respinto questa tentazione ed eccomi qua a commentare un libro che Silvano mi ha regalato con questa dedica a Mauro Pensatore, affinché riposi un po' il pensiero. Il pensiero qui dentro non riposa, caro Silvano. Il pensiero qui è sollecitato, è risvegliato. Abbiamo sentito una bella poesia sulla poesia, e vorrei appunto riflettere con voi sul fatto che la poesia di Silvano è pensiero. Ci sono tanti modi di intendere la poesia nel mondo d'oggi. Io sono ancora un po' legato a una concezione più antica della poesia. Leggendo Silvano, a me viene in mente, come ho già detto, una poesia lucida che ci aiuta a pensare. Ma più ancora sullo sfondo io vedo la grande lezione dei classici antichi, vedo Orazio. Nel mondo di oggi si è un po' diffusa l'idea che la poesia sia soprattutto un gioco del linguaggio. Ora, sì, Silvano usa un linguaggio virgilio cambiato, molto spesso anche estremamente analitico nel descrivere la natura, però la sua poesia non è un gioco linguistico. Io ho la sensazione che chi pensa che la poesia sia un gioco linguistico è perché non ha più grandi pensieri da comunicare, non pensa più che attraverso il messaggio poetico ci sia chiamati a riflettere sulla realtà. Per me è stata la prima volta questo spettacolo terribile, questa devastazione di cui noi non siamo totalmente incolpevoli, vero? Cioè l'effetto serra, il riscaldamento globale, questo sistema consumistico che è qui dietro tutte le poesie di Silvano come sfondo, che ci invita continuamente a pensarci su, ha qualche responsabilità in questa devastazione.